buonasera e ben ritrovati all'appuntamento dell'informazione di Antenna 3. Dunque andiamo a vedere insieme quali saranno gli argomenti che tratteremo all'interno di questa edizione del telegiornale. Stato di agitazione nella ASL, i sindacati protestano contro la carenza di infermiere. Ed è stato arrestato un 37enne per furto aggravato e truffa, raggirava commercianti scappando con la merce senza pagare. E poi ci occuperemo della forte richiesta di personale nell'area Toscana Nord-Ovest, dove sono previste fino a 500 assunzioni. Record di fatturati nella società di capitali in provincia, un aumento del 12%. E ancora musei per l'Alzheimer. Il polo museale di Carrara aderirà per la prima volta al progetto. E infine concerto a quattro mani e bel canto a Villa Bertelli. Appuntamento per domani 3 marzo. Il cibo può essere raccontato, fotografato, osservato. Il cibo all'acino nero è gustato, abbinato, assaporato. Acino nero, il gusto armonioso ed equilibrato dei sapori della natura. Taste Experience. Marina di Massa, via Magliano 22. DR4.0 full optional di serie con 5 anni di garanzia. Incredibile Formula 0, interessi 0, anticipo 0, maxi rata 0. E tu hai in sole 60 rate da 339 euro. Corri in concessionaria. L'offerta è valida solo per poco. Buonasera a tutti voi, partiamo subito con le notizie in primo piano. Come è stato anticipato dai titoli di apertura, stato di agitazione nella ASL Toscana Nord-Ovest, dove è stato dichiarato da ieri da FPI, CGIL e oggi dalla UIL FPL. I due sindacati protestano contro la carenza di personale infermieristico. Ascoltiamo tutti insieme i dettagli in questo primo servizio. Dichiarato ieri dal coordinamento dell'ASL Nord-Ovest FP-CGL, lo stato di agitazione del comparto ADI, assistenza domiciliare infermieristica, a seguito, come si legge nella nota, di un comportamento inaccettabile dell'azienda che continua a rinviare le risposte alle richieste della funzione pubblica CGL. Come ha infatti spiegato il sindacato, la scelta che ha portato allo stato di agitazione è dovuta al mancato potenziamento dell'attività del personale sanitario del servizio territoriale. La carenza di personale infermieristico sta infatti determinando una situazione di grande sofferenza per il personale stesso. In attesa di una risposta dell'azienda, il sindacato ha chiesto al personale infermieristico e OSS impiegato nell'ADI di sospendere la pronta disponibilità. Oggi anche la UIL FPL ha dichiarato lo stato di agitazione dopo un incontro con l'azienda sanitaria USL Toscana Nord-Ovest. Il sindacato, nonostante in sede di confronto andato avanti per circa un anno, abbia ripetutamente chiesto modifiche al piano aziendale delle pronte disponibilità, non ha riscontrato nessuna fondamentale apertura. Da ieri, si legge nella nota della UIL, purtroppo siamo venuti a conoscenza che quanto avevamo richiesto non ha trovato nessun riscontro. Anzi, in modo assolutamente inadeguato, l'azienda ha deciso di dare inizio all'attivazione di molti di questi servizi. Le nuove problematiche a questo punto si sommano e moltiplicano con le criticità presenti e mai risolte. Assunzioni e programmazione dei servizi per affrontare questa nuova e non unica problematica insieme all'azienda.
Anche la UIL ha dunque dichiarato lo stato di esazione, chiedendo prima delle opportune convocazioni l'immediata sospensione dei nuovi servizi attivati nel piano delle pronte disponibilità deliberato il mese scorso. Continuiamo ad occuparci di sanità, ma ci spostiamo adesso in Lunigiana. Il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, ha denunciato nuovamente i disservizi. Come ha spiegato, oggi è stato contattato da un giovane lunigianese che si è recato presso il CUP dell'ospedale di Fivizzano per prenotare una semplicissima ecografia alla spalla. La risposta del CUP è stata negativa, sia perché la prestazione stessa non può essere più erogata a Fivizzano, sia perché presso l'ospedale di Pontremoli le liste d'attesa non consentirebbero neanche la calendarizzazione della prestazione sanitaria. L'opzione fornita dal CUP era quella di recarsi a Siena il 10 ottobre del 2024. Una situazione, ha spiegato il sindaco, che dimostra il totale caos in cui la sanità si trova in questo momento e la totale disorganizzazione dell'intero settore. L'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini aveva proposto e fatto approvare alla giunta regionale l'estate scorsa i nuovi indirizzi sul governo della relazione tra domanda e offerta nella prestazione sanitaria. La delibera approvata il 21 luglio 2023 avrebbe dovuto garantire ai cittadini un adeguato accesso alle loro diagnosi e alla cura, consentendo così la creazione di liste di attesa per chi per quelle prestazioni ha un'urgenza o un reale bisogno. Gli indirizzi individuati però, come ha sottolineato Mastrini, non hanno consentito di riorientare il sistema e dare delle risposte alle criticità emerse in questi ultimi anni. Adesso passiamo alla cronaca. È stato arrestato dai carabinieri di Massa un 37enne viareggino per furto aggravato e truffa. L'uomo raggirava ignari commercianti di materiale edile, scappando poi con la merce senza pagare. Sentiamo. Raggirava ignari commercianti per commettere truffe e furti. Arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Massa Carrara, un 37enne italiano residente nel Viareggino, indagato per reati di furto aggravato e truffa. Il provvedimento scaturisce dall'indagine condotta nei mesi scorsi dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale Carabinieri di Massa, che ha consentito di individuare il soggetto, già noto alle forze dell'ordine, quale possibile autore di furti e truffe ai danni di alcuni rivenditori di materiale per l'edilizia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo, in più occasioni con analoghe modalità esecutive, si era presentato presso alcuni esercizi commerciali tra le province di Massa Carrara e Lucca per l'acquisto di vario materiale edile. Dopo aver scelto la merce e caricato il proprio furgone, si sarebbe allontanato senza pagare. In altre occasioni avrebbe raggirato gli esercenti con la falsa promessa di un successivo pagamento che non veniva onorato. Il danno subito dai vari commercianti ammonta a circa 30.000 euro. Dopo la notifica dell'atto, l'indagato è stato associato alla casa circondariale di Lucca, dove è tuttora in custodia cautelare. Fratelli d'Italia solidarizza con le forze dell'ordine prese di mira, in particolare nelle ultime settimane, da aggressioni fisiche ma anche mediatiche e politiche. Lo ha fatto recandosi presso la questura di Massa Carrara questa mattina con una delegazione formata dall'onorevole Apuano Alessandro Amorese insieme al coordinatore provinciale Marco Guidi, al capogruppo in consiglio comunale a Massa Massimo Evangelisti, al capogruppo in consiglio comunale a Carrara Massimiliano Manuel, ai dirigenti provinciali Emanuela Iazzi e Massimiliano Fornari. La delegazione si è soffermata al colloquio con il questore Santi Allegra per fare inoltre il punto sulle necessità del territorio apuano, caratterizzato storicamente da varie peculiarità. È necessario fermare immediatamente questo clima d'odio, ha sottolineato la delegazione, che rischia di provocare conseguenze pericolose. Ci aspettiamo, ha concluso, anche che la sinistra esprima oggi solidarietà alle forze dell'ordine e condanni senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto con regolarità da centri sociali antagonisti.
Microfono libero dal quale chiunque ha potuto esprimere il proprio pensiero e tanta determinazione di diversi cittadini e amministratori che ieri si sono ritrovati a Sant'Anna di Stazzema per gridare pace. Presenti i sindaci Maurizio Verona, Marcello Pierucci e Simona Barzotti dei comuni di Stazzena, Camaiore e Massarosa, che avevano promosso questa manifestazione con l'Associazione Martiri di Sant'Anna e altre associazioni. È intervenuto anche uno studente del liceo Chini di Lido di Camaiore esprimendo la sua solidarietà nei confronti dei coetanei presi a manganellate a Pisa la settimana scorsa durante una manifestazione pacifica. Erano stati invitati anche gli studenti del liceo artistico Russoli di Pisa e altri ragazzi coinvolti loro malgrado nella carica della polizia la settimana scorsa, ma non erano presenti perché impegnati in un'altra iniziativa pubblica. Forte richiesta di personale nell'area toscana nord-ovest, fino a 500 assunzioni previste, ma perché allora non si trova lavoro? Dunque ascoltiamolo insieme in questo prossimo servizio. Continua il nostro report sulla situazione imprese-lavoro, intrapreso grazie ai dati forniti dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Abbiamo visto come stiano aumentando le imprese straniere, come ci sia il calo delle start-up giovanili e come, specificheremo in seguito, ci sia una forte richiesta di personale della nostra provincia. Qui si prevede l'assunzione di 1.070 persone, un valore in crescita dell'11% rispetto allo scorso febbraio 2023. Sapete che le imprese hanno difficoltà nel reperire le figure lavorative per il 57% del totale? Sapete che nel 39% dei casi mancano i candidati? Sapete che il 17% dei candidati è inadeguato per mancanza di preparazione? Le aziende, per il 20%, hanno rinunciato anche all'esperienza professionale specifica e per il 45% in generale di esperienza nel settore, prevedendo di formare internamente le figure lavorative, pur rappresentando un costo per l'azienda stessa. Vediamo quali sono le figure più richieste nella provincia di Massa Carrara, più o meno in tutti i gruppi professionali. Dirigenti, tecnici, professioni con elevata specializzazione, ad esempio il settore manufatturiero, impiegati, commerciali, addetti ai servizi. Sembra incredibile quando si parla di mancanza di lavoro. Meccanici, meccatronici, difficili da trovare in 6 casi su 10. Per il 66% non si trovano diplomati in trasporti e logistica, oppure rimangono in evase 9 richieste su 10 di diplomati in costruzioni, ambiente e territorio, produzione e manutenzione industriale e artigianale. Nell'edilizia 8 figure su 10 sono introvabili. Se è vera la difficoltà nel reperire personale, è altrettanto importante evidenziare il tipo di contratto offerto. Il 15% risulterebbe con contratti a tempo indeterminato, l'8% di apprendistato, mentre nel 77% dei casi si tratta di contratti a termine o a tempo determinato ancora in somministrazione. Conclusione. Potrebbe dunque essere la precarietà, la mancanza di un progetto a lungo termine? Occorre scendere ad un compromesso e consentire la riduzione della forbice tra le offerte aziendali e la disponibilità degli aspiranti lavoratori. Si matura esperienza, si entra nel mercato del lavoro, ognuno ha bisogno dell'altro. Record per i fatturati delle società di capitali di Lucca, Massa Carrara e Pisa. In provincia di Massa Carrara il fatturato è aumentato del 12%. Record per i fatturati 2022 delle società di capitali di Lucca, Massa Carrara e Pisa. Come rivelano i dati, la fase pandemica è infatti stata completamente superata con segnali positivi sia sul fronte economico che su quello finanziario patrimoniale. Nonostante le preoccupazioni legate allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina e gli impatti sui costi delle materie prime, dei servizi e della logistica, le imprese hanno dimostrato una notevole resilienza. In particolare, le società delle tre province hanno saputo reagire in modo efficace agli aumenti dei costi, mantenendo la loro competitività. A testimoniarlo è la significativa crescita del fatturato, che in media è stata del 18% tra il 2022 e il 2021 e del 31% rispetto al 2019.
Questo, in sintesi, è quanto emerge dall'analisi effettuata all'Istituto di Studi e Ricerche dell'Ufficio Studi della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest su oltre 13.000 bilanci relativi al 2022 delle società di capitali operanti nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa. A Massa Carrara il fatturato delle società di capitali è aumentato del 12% rispetto al 2021 e del 38% rispetto al 2019, portando il giro d'affari medio a 1,9 milioni di euro. Spiccano le ottime performance delle piccole aziende, il cui fatturato è aumentato del 15% rispetto al 2021. Anche le medio-grandi imprese hanno mostrato un buon recupero con una crescita del giro d'affari del 14%, mentre le micro hanno registrato un incremento più contenuto, 2%. Rita Bonini è la responsabile della nuova sezione di cardiologia nucleare a Massa Carrara. La nomina della dottoressa Bonini, dirigente medico della medicina nucleare di Massa Carrara, è stata stabilita dall'azienda con la delibera del 16 febbraio firmata dalla direttrice generale Maria Letizia Casani. Il percorso della cardiologia nucleare è una procedura complessa sia dal punto di vista organizzativo, in quanto prevede l'esecuzione di un test ergometrico e farmacologico, sia da quello medico nucleare. Spostiamoci adesso a Carrara, l'idrovora di Marina Est funziona ed è costantemente sotto controllo. Presto riprenderanno i lavori per l'installazione del nuovo impianto. È il commento del sindaco di Carrara, Serena Righi, dopo i problemi segnalati da alcuni cittadini circa il pompaggio delle acque nella zona di Marina Est in occasione delle piogge nei giorni scorsi. Martedì scorso, in occasione delle forti piogge infatti che hanno interessato tutto il territorio, i tecnici si sono subito accorti di un problema all'impianto e sono prontamente intervenuti per risolverlo. Una manichetta per idrovore mobile era cascata in un canale e questa aveva comportato un blocco dell'intero impianto. Appena identificato il problema, la manichetta è stata rimossa, le pompe hanno ricominciato a fare il loro lavoro e la situazione è stata subito visibilmente migliorata. A Marina Est sono in corso i lavori realizzati di una nuova idrovora più moderna nell'attuale localizzazione. Sarà realizzata una grande vasca di cemento armato e tenuta stagna e sarà poi installata una pompa più potente. Il cantiere è al momento fermo a causa del livello della falda troppo alto, ma appena questo scenderà, presumibilmente entro il mese di aprile, i lavori ripartiranno regolarmente. Entra nel vivo da lunedì l'opera di manutenzione straordinaria al parcheggio ex ASL di via Garibaldi a Pietrasanta, voluta dall'amministrazione comunale dopo l'acquisizione della proprietà dello spazio perfezionata nel 2022 e grazie a un investimento di 100.000 euro. Dopo la rimozione delle alberature a metà febbraio partono i lavori sul piano stradale, gravemente dissestato. L'attenzione degli amministratori però si è concentrata anche sull'esigenza di mantenere fruibile l'area parcheggio durante l'esecuzione dei lavori, la cui durata è stimata in circa 2 mesi. L'ordinanza della Polizia Locale infatti istituisce dalle 7 di lunedì 4 marzo al termine dei lavori il divieto di sosta con rimozione forzata solo sugli stalli auto esistenti dall'ingresso di via Garibaldi e fino all'inizio della parte sterrata, disponendo il senso unico alternato regolata a vista per disciplinare il transito veicolare in entrata e in uscita. Si potrà dunque continuare a lasciare l'auto nella parte sterrata dell'area ex ASL, dove per intervenire il comune dovrà ancora attendere che siano effettuate le lavorazioni sui sottoservizi previste da aziende ed enti competenti. Restiamo a Pietrasanta. Nella tarda mattinata di oggi l'ufficio ambiente del comune e gli agenti del comando di polizia municipale, per quanto di competenza, sono intervenuti in supporto di tecnici del consorzio di bonifica Toscana Nord per un sversamento presumibilmente di gasolio nel fosso Quadrellara all'altezza di via Tre Punti.
Dopo il posizionamento di Panassorbenti da parte dell'ente consortile e su richiesta dello stesso, il personale comunale ha inviato sul posto un autobotte per aspirare il liquido in superficie, stoccarlo in cisterne per successiva analisi e smaltimento e impedirne così il deflusso nel corso di Motrone e quindi in mare. Allerta anche dell'Agenzia regionale ARPAT che eseguirà verifiche ulteriori nella mattinata di domani. Tante altre notizie, andremo a vedere anche un'anticipazione sulla Tirreno CT, ma prima una breve pausa con la pubblicità tra poco. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto, con le attrezzature noleggiate da Italnolo. Ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnuovo! Tutto il bello del fare. Taglio del nastro domani alle 11.30 per la Tirreno CT, giunta alla sua 44esima edizione e balneare alla sua 25esima edizione. Due manifestazioni in programma fino al 6 marzo a Carrara Fiere, punto di riferimento per la ristorazione e l'ospitalità tutto tondo, compresa quella in spiaggia. Ad inaugurare le due fiere saranno Leonardo Marras, assessore alle attività produttive e turismo della regione Toscana, gli onorevoli Andrea Barabotti, Elisa Montemagni, il sindaco di Massa, Francesco Persiani e Lara Benfatto, assessore al turismo del comune di Carrara. Oltre a Paolo Caldana, presidente di Tirreno Trade, società che organizza i due eventi fieristici. Grande soddisfazione da parte del sindaco di Massa, Francesco Persiani, alla notizia che i sindaci di Carrara, Serena Righi e Montignoso, Gianni Lorenzetti, si sono uniti nel protocollo d'intesa sul turismo nell'area vasta. Questo importante passo rappresenta un segno di collaborazione e sinergia tra le comunità. Come ha spiegato il sindaco di Massa, la gestione coordinata e sinergia delle attività legate al turismo
in un territorio eterogeneo, ma storicamente, geograficamente collegato, è fondamentale per uno sviluppo congiunto. Il protocollo punta infatti a una gestione coordinata e sinergica tra più realtà vicine. Adesso occupiamoci di cultura, musei per l'Alzheimer. Il polo museale di Carrara aderirà per la prima volta al progetto che permetterà di accogliere nei musei cittadini persone con Alzheimer con percorsi a loro dedicati. Vediamo. Il Polo Museale di Carrara ha aderito per la prima volta al progetto Musei per l'Alzheimer, un corso educazionale di base gratuito promosso dalla Regione Toscana e tenuto dall'Immaginario di Firenze, punto di riferimento per la formazione degli operatori geriatrici e museali che lavorano con le demenze. Il progetto è mutuato in Italia direttamente dal MoMA di New York, dove nel 2007 elaborò per la prima volta Meet Me, un percorso insieme artistico e geriatrico dedicato alle persone con demenza che frequentano il museo. Gli operatori di Carrara l'anno prossimo avranno modo di frequentare il corso avanzato e concludere così il loro percorso specialistico. L'obiettivo è quello di accogliere nei musei cittadini persone con Alzheimer, con percorsi dedicati che possano con particolari metodologie coinvolgere anche il pubblico fragile. I primi 5 appuntamenti pilota sono all'interno del corso di formazione base e gli operatori museali saranno supportati da un mentore esperto per poi proseguire con altri 5 incontri nel corso dell'estate. Aprire i musei al dialogo con le persone più fragili, in questo caso con le persone con Alzheimer, costituisce un grande passo in avanti nell'idea di museo di prossimità che il Museo delle Arti di Carrara, grazie anche ad altri progetti, ormai ben incarna nella nostra città, ha spiegato l'assessore alla cultura Giadazzi. Andare oltre i luoghi convenzionali di cura significa infatti lavorare per restituire, come in questo caso, alle persone con Alzheimer una dimensione relazionale e rompere così quella bolla di solitudine in cui troppo spesso si chiudono. Una nuova allerta meteo di codice giallo per rischio idraulico del reticolo minore e idrogeologico per vento forte e mareggiata è prevista per domani dalla sala operativa unificata della protezione civile regionale. Dunque, a partire dal primo pomeriggio sono previste piogge che dalle aree più a nord-ovest, province di Massa Carrara e Lucca, si estenderanno gradatamente al resto della regione. In serata possibili isolati temporali sulle zone costiere e sull'arcipelago. Sono attese anche raffiche di vento di scirocco fino a 90 km orari sulla costa e sull'arcipelago e fino a 80-90 km orari sui crinali appenninici, i rilievi e le zone sottovento. L'allerta gialla per rischio idraulico del reticolo minore ed idrogeologico sarà in vigore fino alle 13 di domani. Per quella delle mareggiate e per quella per vento forte invece inizieranno prima a partire dalle ore 9. Educazione alle emozioni, la sostenibilità delle relazioni della vita contemporanea. Questi sono gli argomenti dell'incontro che si è svolto a Pontedera. Presenti la giornalista RAI Francesca Fialdini e la psicologa Rossanna Schiarilli. Sentiamo nel dettaglio. L'educazione alle emozioni, la sostenibilità delle relazioni e della vita contemporanea in generale sono stati gli argomenti del 10° seguitissimo ecoincontro con la scienza organizzato nell'auditorium della Fondazione Piaggio di Pontedera da Ecofor Service, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Sul palco la giornalista della RAI Francesca Fialdini, autrice attenta ai disagi che riguardano soprattutto i giovani e le donne, e Rosanna Schiralli, psicologa, psicoterapeuta ed esperta di formazione ed educazione emotiva. Si devono insegnare le emozioni, nome per nome, e a riconoscerle e poi anche a gestirle, perché è proprio un grande tema del momento, la dispercezione delle cose in base anche a una mancanza di conoscenza di sé, e molto spesso questi ragazzi riempiono un vuoto interiore cadendo in ogni forma di dipendenza possibile, compresa quella da social, videogioco, eccetera. Ma qual è la fascia di età più a rischio? Veramente sono tutti a rischio, adesso con la tecnologia sono a rischio anche i bambini molto piccoli. Certamente la fascia che poi conclama di più la sofferenza è quella che della preadolescenza e poi dell'adolescenza, cioè dagli 11 anni
11-14 è una fascia molto molto a rischio. Nel mese di marzo, il mese delle donne, gli ecoincontri raddoppiano e dopo Francesca Fialdini e Rosanna Schiralli è in programma sabato 9 marzo l'appuntamento al Teatro Era con Serena Dandini, conduttrice TV, autrice e scrittrice, che sarà intervistata da Cristina Manetti. Abbiamo riflettuto sul fatto che anche il concetto di empatia che spesso richiamano le nostre ospiti, gli ospiti di questo pomeriggio, ovvero mettersi nei panni dell'altro, non sia anche una chiave di lettura, una traccia di lavoro per promuovere concetti di sostenibilità ambientale, che altro non sono, come dire, l'intento di metterci nei bisogni, nelle necessità delle future generazioni, dei rapporti con le altre specie, animali, vegetali, con la biosfera, con l'ambiente complessivamente che ci circonda. Gli ecoincontri hanno il patrocinio del Comune di Pontedera che per il mese di marzo ha promosso un ampio ventaglio di iniziative coinvolgendo in primo luogo le scuole. La risposta che sta arrivando dalle scuole è sempre una risposta incoraggiante e anche di progressiva consapevolezza rispetto anche alla volontà di essere parte attiva di un dialogo con le istituzioni. I ragazzi, specie i ragazzi più grandi delle scuole superiori, stanno dimostrando di essere su certi temi degli interlocutori che vogliono dire la loro responsabilmente. Nel corso della web conference Identità in evoluzione, il benessere soggettivo che si è svolta ieri all'Osservatorio Nazionale del Benessere Soggettivo del Gruppo Italiano Felicità e Salute Positiva ha presentato un significativo report sulla condizione degli operatori della sanità. Attraverso un'analisi dettagliata basata sui dati raccolti dal 2018 al 2023 emerge un quadro preoccupante a livello nazionale e nelle singole realtà territoriali riguardo al benessere dei professionisti sanitari, con un costante declino rispetto al periodo pre-pandemico. Il segretario nazionale del Gruppo Italiano Felicità, Sergio Ardis, medico di direzione ospedaliera a Lucca, ha enfatizzato l'urgenza di affrontare la critica perdita di benessere che i sanitari stanno vivendo, sottolineando la crescente discrepanza rispetto al resto della popolazione italiana. In particolare, la soddisfazione per la vita tra gli operatori sanitari è drasticamente inferiore rispetto ai livelli rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica nella popolazione generale. Ieri si è tenuto un incontro organizzato dalla CISL Toscana Nord Massa Carrara con il professore Panizza dell'Università di Pisa. Il relatore ha tracciato una linea corrente degli interventi operanti dal Parlamento rispetto alla Costituzione repubblicana originaria del 1948. In particolare ha parlato della riforma costituzionale, nota come riforma del titolo V, approvata dopo il referendum che riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica. Prossimo incontro previsto per venerdì 22 marzo, dove saranno presenti i sindaci di Massa Carrara e capoluoghi territoriali. Concerto a quattro mani per il Bel Canto, appuntamento a Villa Bertelli con il duo pianistico Finn Giorgini e la voce di Dominica Zamara. Vediamo. La loro è un'attività concertistica iniziata nel 2009 e che da allora ha reso il duo pianistico Senafini-Pietro Giorgini interpreti appassionati, entusiasti e professionali nell'espressione classica e perfetta della musica per pianoforte. Li vedremo e sentiremo suonare a Villa Bertelli, Forte dei Marmi, domani, domenica 3 marzo alle 17, e lì potremo apprezzare la loro intesa musicale, dimostrata sul nascere al Teatro dei Servi di Massa e mantenuta in tutte le loro esibizioni in importanti rassegne concertistiche in Italia, Torino, Milano, Napoli, Bari, in Europa, Francia, Polonia, Romania, Spagna e poi New York, Chicago, Colorado Spring.
Il duo Fini Giorgini sarà accompagnato dalla cantante lirica di origine polacca Dominika Zamara, una soprano dinamica, versatile, con qualità vocali di rara bellezza, interprete di un repertorio dal barocco al contemporaneo, ha calcato i palcoscenici prestigiosi di gran parte d'Europa, Cina, Australia, Corea del Sud, USA, Messico, Argentina. Mimì nella Bohème, Violetta nella Traviata, la Zamara porta con sé le note del bel canto nel primo degli appuntamenti previsti in calendario a Villa Bertelli e organizzati dall'associazione musicale Clara Wieck Schumann. Per informazioni 0584 78 7251 oppure 338 6755 186. 10 euro il biglietto intero, 5 euro per i minori di 18 anni e gli studenti di conservatorio, università e accademie. Tutto pronto per la festa finale dell'edizione 2024 del Carnevale Pietrasantino. Domani pomeriggio si conosceranno infatti i verdetti delle giurie per Carri e Mascherate, proposte dalle 10 contrade in gara che si contendono il premio Frido Graziani. E lo stendardo con il manifesto dell'artista Bernard Bezzin assegnati rispettivamente alla costruzione allegorica e al corteggio in maschera migliore. Il pronti via per la sfilata è fissato alle 15 con proclamazione dei vincitori intorno alle 17.30. Nel caso in cui le cattive condizioni del meteo non rendessero possibile lo svolgimento nel corso mascherato, si procederà direttamente alla lettura dei verdetti nell'atrio del Palazzo Comunale in via Matteotti. Forte dei Marmi potenzia il servizio taxi. La giunta comunale ha dato infatti chiesto di predisporre gli atti necessari per il rilascio in via sperimentale di massimo 6 licenze stagionali taxi valide per 4 mesi da giugno a fine settembre 2024, rinnovabili per un periodo massimo di ulteriori 4 mesi al fine di potenziare il servizio taxi, per fronteggiare il deficit di offerta del servizio stesso. Il potenziamento del servizio taxi, ha spiegato Massimo Lucchesi, assessore al commercio, arriva non solo dalla lettura dei dati dell'Osservatorio Turistico Comunale, che negli ultimi 2 hanno registrato un notevole incremento all'afflusso turistico, ma anche alle previsioni dello stesso trend per la stagione estiva 2024. Martedì 5 marzo saranno effettuati lavori di manutenzione sull'impianto dell'acquedotto servente le frazioni di Equiterme, Mezzana, Fazzano, Mozzano, Cortile, Pian di Molino, Ponte dei Bianchi, Felegnano e zone limitrofe del comune di Fivizzano. Dalle 9 alle 14.30 si potranno verificare momenti di sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile in queste frazioni. E data l'allerta di codice giallo diramata dalla Protezione Civile che vi abbiamo annunciato poco fa nel corso del nostro telegiornale, andiamo a vedere nel dettaglio, nell'approfondimento delle condizioni meteorologiche per i prossimi giorni con il bollettino meteo. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per domenica 3 marzo. Cielo molto nuvoloso, temperature stazionarie, venti tesi, mare mosso. Lunedì 4, tempo instabile, temperature in calo, venti deboli o moderati, mare mosso. Tendenza nei giorni successivi. Cielo nuvoloso, temperature in calo, venti moderati, mare mosso. Per aggiornamenti consultare il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! E con le previsioni meteo noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. Non mi resta che augurare a tutti voi una splendida serata e soprattutto una buona domenica. Alla prossima!